Vabbè, per spiegarla un po' meglio questa situazione, è semplice, perché praticamente... Allora, se la visione è nata da un'ambizione, che fa pure rima quasi, rimuovendo la visione che dall'ambizione è nata e è stata data dagli dèi, è come se tu strappassi una pianta direttamente dalle radici. Quindi non è come quei fiori o quelle piante che se tu strappi un pezzo ma lasci le radici la pianta si può riprendere. No. Diciamo che se l'ambizione è la radice della visione, rimuovendo la visione, loro strappano proprio, la strappano direttamente dalle radici. È come se se a Fisk gli togliessero la visione, a lei, che se pensa di essere qualcosa di super straordinario, che viene da un altro mondo. Se tu gli togli la visione, praticamente avresti una persona normale. Una, aspetta, aspetta, aspetta. Potrebbe essere un po' offensiva. Una persona che non ha tutto il suo carattere, che non sia lei, praticamente. Sparirebbe anche Oz, probabilmente, poraccio. Mi fanno pena quel corpo. それとも何 黒沢さんはそうで黒沢さんは定期的にここしかし近頃は食料も値段が上がり黒沢さん自身の俸禄では足りなくなったのでしNon ho ょcapito che so ioうその時os. から Whatever借you用書 could でモ afford. ラを借Che りなそ, がらtipo家cambiali. とLe 同じ量の食料を交換するようにcambiali なおりま qualche した。cosa tipo le pagherò. Quindi comprava queste provviste. ても見てください。お救い米を受け取りに昼夜問わず綿密な Ah, e 人quindi々の気持praticamente ちallaを fine è考colpa えdeiた。villaggi, dei villaggio che.人の態度、私からもDi quelli ちdel ろん誰villaggio. がどうしてお金を払っ、もし気になるのでしたら、ああ、そういえばそれは厄介ですね。もし借金を返せないので、黒沢さ Aspetta んuna から聞spada. いていませんか。私も昔。当時は少し黒沢さんにもちやろんpossiamo comprare noi la spada, la usiamo noi. まあ確かに黒沢さんの少なくともお本人に聞いてみよう。Quindi, alla fine, lui. Questo forse al Gio. Perché comprava le provviste per quelli del villaggio. E quelli del villaggio, stronzi, non si accontentavano. Si sono fatti i calcoli e gli chiedevano sempre di più. E nonostante tutto, perché il costo delle provviste d'emergenza continuava a salire, lui continuava a pagare. Si faceva anche i debiti. Ha dato anche una spada preziosa o forse legata alla sua famiglia e questi continuano a rompere le balle, quindi a sta parte c'ha ragione lui. Kurok. まだ続けるなら刀を抜くと言ったら、やっぱりこいつは言葉で話すよりも便利。そういえば、報道だ。Vediamo se vabbè, non credo gli torni.大体こんなMa la感じ。domanda è se anche noi facciamo quello che abbiamo fatto. お救い米を配ってたけど、Se自noi分の risolviamo la命が faccenda取delle り留visioni, められの? た。Giusto altro. Cosa succede? Le visioni ritornano? Perché penso che finché a meno che l'arconte dell'Electro non abbia proprio una maniera per recidere la visione. E secondo me, si tratta proprio di quel fendente di cui parlavamo nel trailer, di quella specie di super tecnica che ha solo l'arconte che pare distrugga la realtà. どうして？全く覚えない。昔の俺はどうしてそんなこと。でも確かに。さっきこの刀、小さい頃、Vedi, infatti, era di famiglia la spada. 親父は神の目が奪われたただ。親父はこの刀にその時に言ってくれた。あれ？よく旅人。何が？仁義。Virtù e giustizia. Acqua. それだったら借金をしてでだが仁義なんだ。天領奉行に神の目を奪われ、なのに俺は善人に。こまあ、いつ lascia は perde, vattene,借金のこdatte, とを fatti知diventare らないから Ronin.売るわけにはいかないからな。おお、お前に。C'è un motivo perché io i samurai mi piacciono come figure, ma non lo sarei mai. Vogliono troppa fedeltà.
Ci vuole troppa fedeltà per essere un samurai. Io non sono capace di quella fedeltà. Se io so che tu sbagli, per me sbagli, io non ti seguo all'ordine. Mi dispiace. Va oltre i miei principi. Per questo preferisco dirmi un Ronin, io. Spadaccino, Meikyu Sushi. Questo. Prego, puoi tirarla fuori la spada se c'hai tanto il coraggio di dirlo. すまない。最、あいにく俺たちの師匠は今邪気に取り憑かれてしまって、まだ体が回復してない。どうやら俺たちの師匠はどうも独学で、師匠は言ってたよ。俺たちの修行に付き合ってる時も。それなのに。 Se mi ricordo bene la cosa giapponese, non puoi diventare maestro. Cioè, non puoi avere altri allievi, i tuoi allievi se non sei maestro. Cioè, tipo, ti devono essere. Devi, il tuo maestro deve dirti sì. Adesso sei un maestro anche tu e puoi prendere nuovi, puoi prendere un discepolo sotto la tua protettura. Ci siamo andati, che fortuna. Nanako, ma c'è il nome del personaggio di persona qua. La bambina. Però vorrei parlare con sto maestro, cazzo. Beh. Poi, prima o poi, in un video, prima o poi farò anche qualche wish, eh. Devo solo arrivare a fare 10 wish. Quello è il punto. Non so neanche a quanto sto. Dai, 1600. A 1600 farò 10 wish. Tanto non uscirà niente, ma vabbè. と、その人が誰か聞くと苦しみながら耳をずっと名前を叫んでいたよ。その中の一人である安西という人は師匠の元兄弟子だった。だが、師匠はさっき彼の名前を何度も叫ん、邪気払いの儀式。君たちは少し。Forse se riusciamo a trovare questo discepolo che scappa, che se n'è andato. Oh, eccolo qui. No. È lui. Scusatemi, devo accendere il ventilatore. Su. Questo sì. Questo sì. Quindi tu Anzai. Aspetta, non è lo stesso stile che usa Coso? Kasua? Sono toki. Ore wa kakushin shita nda. Do aitsu no kokoro ni wa 天下一を取ること。すごい人なんだ。それはあいつが来るまで師匠の弟子たちだが、あいつ後から。Vabbè, la classica storia di quello che stava prima di lui, arriva il nuovo ragazzo che è meglio di lui, lui si incavola. Eccetera, eccetera. Per il momento non ci stanno bug enormi, per fortuna. Dovrei farlo in live sta roba, ma
Ragazzi, non mi va di stare in live, sinceramente. Fa troppo caldo per stare tanto tempo online. Certo che non è impossessuto, così. E 8.000 kami. Yae, che bel nome, Yae. Il nome di un personaggio di un videogioco che ho e... Aspetta, come si leggeva la merda? Ha parlato di una divinità, ma non ho capito chi, se, forse Narukami. Oh, devo andare fino là sopra. Quanti waypoint mi mancano da trovare? Ho trovato tutti? Ah no, forse uno me ne manca, infatti. Stavo parlando delle volpi, giusto? L'altra prima, in quel prima. Allora, praticamente, stavo dicendo delle volpi. Cioè sta Inari. Ci sono, vabbè, i vari simboli di volpi. Perché le volpi possono essere sia buone che cattive, come tutte le cose. Ma qual è il simbolo di Nobunaga? È il fiore di Nobunaga, quello? No. No, 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 no. Un altro simbolo c'aveva Nobunaga. E praticamente... ci stanno. Delle volpi che conosco ci sta Inari, che praticamente è una divinità benevola del raccolto. E di forma di volpe, diciamo. La maggior parte delle volte prende forma di una volpe. C'è... Tamame no Mai, che è uno yokai che è diventato donna, che si era innamorata, poi è stata cacciata. È uno dei, dei tre grandi yokai giapponesi. Abbiamo incontrato anche Nio, ovviamente. E poi ci sta il terzo, la terza volpe che conosco, che è sempre asiatica, ma che è il peggiore di tutti per quanto mi riguarda, che si chiama Daci. Che è nella versione cinese, della mitologia cinese, ed è letteralmente una donna volpe che praticamente è stata mandata dalla divinità Nuwa per essere, diciamo, una figura importante per il governatore, cioè anzi l'imperatore, non mi ricordo quale però, mi pare l'imperatore giallo, quello di Giada, non mi ricordo. Comunque, praticamente alla fine andare a scoprire che questa era, che alla fine a forza di, non si sa se, non mi ricordo se era a forza di stare a contatto con gli esseri umani o di vedere il male degli esseri umani, se è corrotta praticamente, che non era buona di per sé, però nel senso era malvagia, era furba, era cosa, era ambiziosa. E ho usato praticamente l'imperatore come se fosse una marionetta. Ed era letteralmente questa. Era proprio la classica volpe che odia gli umani. Proprio odia gli umani e si diverte a torturarli. Letteralmente. Non mi sto inventando niente. Sta anche su Smite Daci, eh. E vi consiglio. E la sua. Perché cazzo sta quest'altra visione? E la sua ulti, la sua ultimate smite è evocare un paulao, che è un gigantesco strumento di tortura, che è un palo rovente dove viene incatenata una persona addosso. Quindi palo di metallo rovente. Più che palo sembra un totem, diciamo. È uno strumento di tortura orribile. A parte che mi sembri una versione adulta di cosa? C'hai la visione. C'hai una versione adulta di Yanfei. Ma no, raga. Voglio sentire la voce. Shh. Silenzio. Wait, what the fuck? Oh, you talk. Ma stai scherzando? Sonna. So. Mizukara kono you ni natta. Kyodai na juuatsu ni tae kane, kokoro wa houkai. Assomiglia un po' alla doppiatrice di Ningguan. Saigo ni wa hakkyō suru. Mizu ni ochita mono no you ni, agakeba agaku hodo. In poche parole non sta bene del cervello da quando gli hanno tolto le cose.
E la visione era basata su questa cosa, sull'ambizione di essere il migliore del mondo, e penso sia quella di Pyro, credo. E siccome gli ha tolto l'ambizione, tutta l'agitazione che ha eliminato tra il suo stile, lo stile della spada, è tornata. Rimetti a me. È schizzato quanto me. Gli è scomparsa l'ambizione della spada, e quindi lui adesso ha cominciato a dubitare di tutto e è diventato pazzo. Oh, finalmente. Vabbè. Solo il suo uno, per fargli riprendere la voglia di combattere, eccetera, cioè, proprio il suo rivale ci deve stare per forza. È una classica cosa. E aveva proprio il tuo rivale. Oh, abbiamo combattuto e tu sei rimasto stato. Bella, una spada con la donna, la donna con la spada ci sta sempre bene. Con tutte le armi in realtà. La cosa che non mi piace, che mi avrei preferito che ci fosse stata, che abbiano aggiunto un'arma. Si sentiva un rumor che sarebbero arrivate nuovi tipi di armi, ma non si sa niente. Ma fateli ringraziare con l'inchino. E mo parlerà con noi. Eccolo, Nominaki! Quello dove dovete appendere la fortuna per avere il blessing. Oh shit. Dov'è la tua coda di volpe? Ah, ce l'ha. Quelli i tuoi capelli sono. Quelle dovrebbero essere le tue orecchie. No, no, sono i suoi capelli. E lei aveva previsto, perché questo era apparso nel trailer. Lei aveva previsto che saremmo arrivati. Yae Miko si chiama. Sacerdotessa Miko. Ehi, up. Ma che sei, Defatui? Ma che sei, cattiva? Te prego, no. La solita storia da muovere ormai, no. No, raga. No, tamma meno mai no, eh. Tamma meno mai no. Te prego, basta, tamma meno mai. L'avete sfruttata troppo nei giochi. Basta. Basta, tamma meno mai, vi prego. Ma proprio vi scongiuro. Posso starci. In Fate Grand Order ci può stare. In Fate Grand Order ci può stare, cazzo. Ci può stare, stavano tutte le divinità. Però basta. Che cazzo? Non è che ci sta solo un mostro, eh. E vedi, ne affrontiamo 2 su 3. Che adesso che mi ci fate pensare, è strano che in Nioh 2 noi non l'abbiamo neanche vista, ma meno mai, neanche sentita nominare. Sì, no, sentita nominare sì, perché abbiamo incontrato Abeno Semei, colui che l'ha sconfitta e sigillata. Mentre nel primo l'abbiamo proprio affrontata come nemico nel DLC, come boss finale del DLC. Quello è stato un boss... È stato forse un boss molto bello in effetti, solo che era una cazzata perché ci sono andato qua a livello praticamente altissimo. Neanche New Game Plus ero, quindi. La boss fight era una cazzata. Poi c'avevo anche un alleato, tipo, c'avevo Yukimura. No, chi era? Sì, Sanada. C'avevo Sanada qualcosa. Che poi è morto insieme a... da chi è stata posseduta, non mai. Qualcosa non va.
No, 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 non si fa. Non si fa. Salve signorina, finalmente la incontro. Hajimemashite. Koshite au no wa hajimete desu ne. Tabibito-san. Donna, che piccolina che è. She is precious. She must be defended. Bisogna proteggerla. No, 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 Paimon, stai assumendo il fatto che se noi gli ridiamo le visioni, loro recuperano. È probabile che non funzioni così. あの3つの出来事から私はすでにあなたがと友人と見なしたからです。トーマと話すと、ちょっと待った。トーマってお前の家来だろ。おいら。パイモンさんは本当に面白い方ですね。 Ah, il suo migliore amico. Ah, ci avete una storia. Che bello il dettaglio del neo di bellezza sotto l'occhio sinistra. No, ti prego, non farsi sorrisi, che poi mi viene voglia di pullare per te. No, no, devo resistere. I must. I don't need it. I don't need it. Ce l'ho quel quadro. Okusai. Okusai. Mi dimentico sempre. Vabbè, il quadro. C'ho un'illustrazione delle onde. E niente, alla fresca in alta si è fatto convincere sto imbecille. Va bene. Però ti giuro, Yaga, se fai peggio di quell'altro che poi non ha mantenuto la promessa. Io, allora, tu combatti con quelle scarpe lì che so. Non so come si chiamino. Conosco i Geta, ma i Geta sono un'altra cosa qua. So dei sandali. Io non riesco a mettermeli tipo i sandali, non mi piacciono come scarpe. Perché mi piacciono proprio. Tipo io stare con gli stivali come Toma. Visco gli stivali io. A questo punto devo mettermi delle scarpe. Poi specialmente per combattere. Questi combattono, c'hanno i tacchi, c'hanno le cose. Io come cazzo corrono? Come fanno? Come fanno nei videogiochi a correre? Fare tutto quello che fanno le donne. Prendi Baionetta, ma è una grande. Con tutti i tacchi, fa quello che fa. Certo, sono tacchi pistola. Vabbè, sediamo se abbiamo se ne alzate te. I Dango! Cos'è quello? Ma è Tamago? Sono Tamago quelle? Sono uova? Sono una frittatina che fanno in Giappone che si chiama Tamago? Guardate che sono onigiri? Ah, quindi questo pezzo di terra è stata data dallo Shogun alla Yashiro Commission e il clan di Cosa ci ha fatto costruire sopra. Lo sai che se lo Shogun se ne va dal potere, voi potreste perdere ogni cosa, sì. Ok, famogli le domande. Allora, che tipo di divinità è sto Shogun? L'ha solo vista un paio di volte nelle cerimonie formali. Vabbè, c'ha un'aura classica proprio di comando, rispetto, di autorità. Ma non ha emozioni, non mostra emozioni. Samasama na katachi de
Dimostra più il fatto di non essere più che un regnante, ma un esecutivo, quindi praticamente qualcuno che semplicemente governa senza cosa. Esclusivamente solo nel suo coso, nel suo obiettivo di implementare l'eternità, senza pensare ai suoi sentimenti. C'è qualcuno che gli ha messo in testa sta cosa. Allora, la maggior parte delle storie dei giochi, anime, così, con uno shogun o qualcosa, qualche regnante che ha cominciato a fare così, di solito c'ha a che fare con qualcuno accanto che gli ha messo sta pulce nell'orecchio. E di solito è il più vicino. Mo non vorrei dire che è quella con la Tengu, però è dubito che sia lei perché c'ha qualche difetto, qualche dettaglio in più che devo capire. Vabbè, è ancora presto a fare così, però c'ho, dall'inizio di quando hanno annunciato Inazuma e la storia di Inazuma, che io ho sto dubbio in capoccia del tipo, ma secondo me, ma qualcuno gli ha messo una pulce nell'orecchio. Beh, è normale, dice, le visioni generano gelosia, è normale. Dice, a che palle, quello c'ha il potere, io no. Ah, quindi non gliene frega un cazzo, solo perché sono gelosi del fatto che uno c'ha la visione. C'è un altro tipo di c'è un'altra parte della resistenza che ha Watatsumi Island. Ah, questo è proprio un esercito. Sotto Sangonomiya, che è quell'altra donna che è apparsa con i Nidro. Speriamo non sia una caster. Un'altra caster d'acqua, no, te prego. Sai che manca? No, ci sta. Stavo di un personaggio con l'arco con l'acqua, ma ci sta. In realtà manca un personaggio con la lancia elettro, un personaggio col libro col catalyst di ghiaccio, un personaggio con lo spadone d'acqua. E basta, mi pare. Pyro ci sono tutti i tipi. Vento ci sono tutti i tipi. Vabbè, il dendro, vabbè. Gio manca quello con l'arco, tecnicamente l'hanno creato. L'hanno creato in questo gioco, in questa regione. Poi che manca? Elettro l'ho detto. Sì, mancano solo quelli che ho detto. Tre archetipi. Mago di ghiaccio, catalyst di ghiaccio, lancia elettrica e spadone d'acqua. E probabilmente verranno dati in questo gioco. Questa parte forse. Perché l'arco di Gio ci sta. Perché l'hanno fatto vedere. Penso avrà l'arco, Hanno fatto vedere che impugna un arco e c'ha il Gio, quindi probabilmente è quello. Mi chiedo come lo faranno. Sono veramente curioso. Ah no, manca anche... No, ci sta. Sto sbagliando, stavo di Gio con la lancia, però ho detto lo scordo. Zhongli, te lo scordi. Per quanto riguarda lo Shogun, se la faranno ottenere il personaggio, sarà una spadaccina, penso, con una spada a una mano. Ma potrebbe anche essere spadona, ma non credo, Penso una spada a una mano. Sangonomia. Vabbè, hanno provato anche la via formale. Non vogliono, non li ascoltano proprio. Scusatemi, voi state organizzando una resistenza? Senza piano! Ayaka! Che cazzo fai? Ui! Sì! Ui sì, cazzo! C'ha ragione! Ma non potete sfidare un governo, una divinità, una cosa senza un piano almeno? Ma porca... Sapete che significa che questi possono fare così e farvi scomparire? Nel senso, ti provo sulla mappa. Non nella mappa, sulla mappa forse, sì. Se vedete... Per il momento dobbiamo trovare informazioni. Ci servono alleati, informazioni e soprattutto cosa possiamo fare concretamente. Esatto.
Innanzitutto cercare. Se loro cercano delle visioni, dobbiamo capire. Ci sono persone che creano delle false visioni. Sì, le delusion. Quelle che ce le fa tu. Ah no, aspetta, ho sbagliato. Non visioni che funzionano, ma visioni finte, come quella che c'ha Venti. Che è finta, ma in realtà lui c'ha i poteri del vento normali. Io ti avverto, Yaga, tu fammi diventare un galoppino e per l'ennesima volta. Andiamo da Nagaora. Da il personaggio che c'ha la voce con gli indiri. Fermate. Paima vuole intervenire. No, non intervenite. Cocci. Ma non c'hai la voce di Rin? Scusate, Yomiya Voice Actor. So già come si chiama perché l'hanno presentato. Kana Ueda, che è famosa per micare la voce di Rin Tosuga nei Fate/stay. Ma che cazzo stai a dire? Ma non c'ha la stessa voce. A meno che non forse è la tonalità. Vediamo. È lei. Quel trillo è lei. Oddio, è lei. È lei. Se non la mettono in un gacha non è contenta. Lei c'ha la voce di una di Ueda, quello che ho detto prima, che è la doppiatrice di Rin Tosaka di Fate Stay Night, di Ishtar, di beh, tutte le varie forme di Ishtar, di Fate Grand Order. C'è la voce di quello. No, non devo pullare per lei. No, ma te. No. Guardami davanti al riflesso sullo schermo del cellulare. No, bisogna pullare per Ball. Se no, io voglio l'arconte, mi interessa l'arconte a me. Non perché è gnocca, oltre quella, però. Ma perché voglio tutti gli arconti, li voglio, perché sono un fan di mitologia. Fammi indovinare, fai schifo con l'elettronica, no? La regina dei festival. Oddio, Washoi. Poi siamo qua in estate, quindi siamo in estate, quindi. Ci stanno le Olimpiadi. Chissà se li faranno i festival, non credo. Se li fanno senza casino. Ma di solito li fanno sempre. Se riescono a sistemare loro. Ma perché non darci un personaggio gratuito, no? Mioyo, wink wink wink. blink, strizzo l'occhietto. Dai, dacci un personaggio gratuito. Oddio, dobbiamo far evadere una persona. Non mi piace questa cosa. L'ultima volta è stato dovuto entrare dentro una cosa. Comunque non c'è la possibilità di sbloccare ancora
Le armi queste qua. Quelle dei Nazuma. Probabilmente perché devo andare avanti con la storia. Io sto cercando di fare questa. Però non mi arriva il Bylet, cioè il prototipo di spadona. E mi fa incazzare questa cosa, perché non lo riesco. Mi serve. Quando a me non mi serve. Quando non mi serviva, quel coso mi appariva in continuazione. Insieme a quello della lancia. Mo che mi serve, non ci sta, ovviamente. Però, ripeto, porto quello che voglio, diciamo, quindi. Non mi interessa se sono fan o non so fan, o se è vecchio o se è nuovo. Se voglio portare una cosa, la porto. Allora, come vogliamo entrare dentro il passaggio segreto? Ti serve fuoco? Need a fire. This god is on fire. Uso Rosaria come DPS, non è un problema. Perché io ho un sacco di personaggi, ma ce l'ho pochissimi pronti. Che poi veramente dici, io ho un sacco di personaggi, ma c'ho nessuno al massimo. Infatti stavo preparando Eula, che sono tipo, penso sia un mese e mezzo che stia preparando Eula. Mi manca semplicemente di farla arrivare all'80, farla rifare un'altra ascensione e dargli i materiali dei talenti. E vabbè, un po' di artefatti decenti, però quella è l'ultima cosa. E l'arma, ovviamente. Ma quindi non è un... Ma se non mi devo far beccare, scusami, che cazzo di senso c'è? Porca troia, quanto è profondo. Arrivederci. Ho ucciso una persona, ma purina, magari questa fa solo la guardia. Ops. Pensavo... Ma è ancora viva? Ok. Cioè, le guardie devono fare tutta sta manfrina ogni volta che devono portare avanti indietro il prigioniero. Chissà se sto tizio sarà un boss. Un personaggio, non credo. No! Yomiya! Mo so cazzi, è arrivato il Tengu, è arrivata la maestra di Yoshitsune. Sto cacchio! Kujo Sara. Ecco perché c'è un nome strano. Adottata figlia del... Adottata del Kujo Kan. Mi sa che lei è fa tui. Ma sta botta. Potrebbe essere lei. O lei o gli altri. Signora, però, porca puttana, non si potrebbe mettere giù quel vestito, quella parte del superiore del... No? Lei lo vorrei. Mi piace la Meitengu. Anche se sono degli stronzi su molti giochi. Tra cui Tokiden e... Nio. Però quelli sono i Tengu sbagliati. Ecco. Nessuno. Ti prego no. Ti prego no. Mi sembra di star giocando al minigioco del coso. Sì, perché secondo te lei non se ne è accorta che sei stata tu a fare quel... Raga, è un generale. E ha esagerato come al solito. Ucimo shokunin yo sakai.
Quindi non è che ha fatto solo la distrazione, ma ha fatto proprio quello spettacolo. Sì, certo. Certo. Hanno lasciato da solo, fuori da una cella, il prigioniero. Se l'hanno fatto sono scemi. È chiaro che adesso sta usando il prigioniero come esca. Tutti gli stessi persone. T'ho detto che era una esca. C'è la voce di Scacciato, lo sai? Che sia il classico personaggio che sì, lavora per il cattivo, ma non segue proprio, cioè non gli piace quello che fa. Forse, potrebbe essere. Non è neanche preciso al 100%. Sì, ma secondo me, cioè, sta la classica cosa dove il classico personaggio che lavora per il cattivo ma non è d'accordo su quello che fa, cioè non gli piace ma lo fa. Ecco, come chiunque, per esempio, come quelli che devono prendere le tasse anche alle persone che stanno di fame, devono purtroppo togliere la roba se non possono pagare la tassa e cose così, perché la legge, dicevo sì, è quello il punto, cioè non possono biasimare le leggi di per sé o la persona, ma devo, cioè bisogna biasimare il sistema, ecco, una cosa del genere.